Salve a tutti e ben ritrovati ad un nuovo unboxing da parte di XMurder.com. Quest'oggi andremo ad unboxare l'ultimo arrivato nella serie di Mazda Gaming HyperX Pulsefer. Stiamo parlando dell'HyperX Pulsefer Aste. È un Mazda Gaming ultra leggero dal peso di soli 59 grammi, dotato di un cavo HyperFlex basato su Paracord e di un sensore ottico PixArt 3335 da 16.000 dpi. Come possiamo anche leggere sulla confezione, nella parte frontale, dove troviamo anche l'immagine illustrativa del mouse, la compatibilità del mouse stesso con PC, PS4, Xbox One, garanzia di 2 anni, illuminazione RGB per quanto riguarda l'unica zona relativa alla rotellina di tipo cliccabile per comprendere meglio a quale risoluzione DPI stiamo lavorando e supporto al software di gestione per X Ingenuity. Nel retro della confezione troviamo ulteriori immagini illustrative dettagliate del mouse e le caratteristiche principali dello stesso. All'interno della confezione troviamo una Quick Start Guide classica e un cartoncino con il link eventualmente avessimo bisogno di supporto e assistenza da parte di HyperX per il prodotto acquistato. A seguire troviamo un set completo di MOSFET di ricambio in PTFE classico Teflon con un rivestimento di protezione di colore celeste che andrà tolto una volta sostituiti. E per quanto riguarda l'HyperX Pulsefer Aste, troviamo anche una sorpresa, almeno la reputo tale, ovvero i grip tapes, che sono degli adesivi che vanno installati sulla superficie del mouse. Ne troviamo due set, uno per i tasti principali e uno per i lati del mouse stesso. Sono degli accessori che di solito vengono acquistati separatamente dai giocatori un po' più esperti o comunque navigati o che cercano comunque il massimo controllo sul mouse. Sono degli adesivi e, come possiamo osservare in controluce, hanno una superficie texturizzata, realizzata in gomma e ovviamente, come abbiamo già detto, sono adesivi, quindi possono essere installati e rimossi con estrema facilità. Sono prodotti dalla 3M, quindi massima qualità. Infine troviamo il mouse stesso, che è l'HyperX Pulsefer Aste. Dando uno sguardo più da vicino possiamo osservare un mouse di dimensioni medio-piccole, quindi le prese ideali sono una claw grip, una fingertip. Troviamo un design non totalmente honeycomb, quindi la scocca è dotata di diversi fori nel dorso, parte dei tasti principali e nella parte inferiore. Troviamo una colorazione total black, una finitura leggermente rugosa per quanto riguarda i lati, tasti principali anche per le zone non interessate dai fori nel dorso. Non abbiamo alcun tipo di illuminazione RGB a eccezione della rotellina di tipo cliccabile. Spostandoci nell'auto frontale possiamo osservare un minuscolo tasto per il cambio dei profili DPI, della soluzione DPI, che, come abbiamo già detto, arriva fino a 16.000 impostabili da software di gestione. Due tasti principali non dotati di switch Omron classici di altri mouse da gaming, ma bensì di switch TTC Golden. Il nome deriva appunto dalla loro struttura di color oro giallo ambra. Sono dei switch meccanici che restituiscono un feedback tattile diverso e sicuramente immediato, più immediato rispetto ai classici Omron, quindi in teoria dovrebbero assicurare prestazioni davvero ottimali per quanto riguarda le sessioni di gioco e ovviamente anche per i click stessi. Troviamo una rotellina di tipo cliccabile. In totale troviamo 7 tasti per il mapping con altre funzionalità tramite software di gestione. Spostandoci nel lato di sinistra troviamo una superficie, diciamo, uniforme, non forata. Troviamo la serigrafia HyperX, due classici tasti laterali dotati di una finitura in plastica lucida, con un buon feedback anche in questo caso, che seguono appunto la forma del mouse. È un mouse per destrossi, scusate. Nel lato di destra non troviamo alcun tasto, semplice finitura e superficie chiusa. Spostando il mouse frontalmente possiamo osservare meglio la forma e il design dell'HyperX Pulsefer Aste. Spostandoci
Spostandoci nel lato inferiore, troviamo, come dicevamo, l'altra zona interessata dai fori per ridurre al minimo il peso del mouse. Parliamo di un mouse ultra leggero da 59 grammi, come abbiamo già detto. Troviamo il set di MOSFET in PTFE in Teflon. Troviamo un adesivo con le principali caratteristiche e informazioni. E infine troviamo centralmente il sensore ottico, che è un PixArt PMW3335 da 16.000 dpi massimi. Il cavo è un HyperFlex, che è, come possiamo vedere, rivestito in intrecciato di tessuto ed è un paracord a tutti gli effetti per quanto riguarda la tipologia di rivestimento adottato. Infine troviamo un connettore USB non placcato oro. Rimandiamo dunque alla recensione scritta dell'HyperX PulseFire ACE sul nostro sito www.eximhardware.com. Giù in descrizione trovate la recensione completa. Vi invitiamo a dare uno sguardo, a lasciare un like a questo video e ci ribecchiamo al prossimo video unboxing. Un saluto allo staff.